buonasera, benvenuti alla Corte degli Accordi. Applausi. Applausi. Allora, stasera siamo pochini, come si dice, pochi ma buoni, va bene? Ah no, che le altre volte eravamo buoni tutti qua. Perché c'è gente che va, gente che viene, ha trovato code incredibili sulla Fipilì, anche altre code, eccetera, eccetera. Poi c'è stato il ponte del 2 di giugno, quindi è andata così. Ma io sono sicura che questa serata sarà bellissima. Bene. Intanto introduco gli ospiti di stasera, che sono Roberta Lepri, che è scrittrice. Particolare editore con la Vespa, che ci spiegherà per quale ragione, che si chiama Fabio Mendolicchio. Esatto. Prego. La Vespa? La Vespa l'ho messa fuori. Bene, ora a voi la parola. Spiegate cos'è questo Vespa Tour, e anche Cristina vi darà una mano da questo punto di vista, forse, ma non credo che ne abbiano bisogno. No, no, era solo per ricordarsi. Vuoi dire questa cosa? Allora, no, scusate, ma faccio la portavoce della Stefania Costa, che ci raggiunge fra poco, ma non ce la faceva fisicamente essere qui prima, per dire che questo appuntamento del Vespa Tour Festival fa parte anche del Festival Felicità Metropolitane, che è la sua settima edizione, se non sbaglio. E comunque tutto questo è un'idea di Fabio Mendolicchio, a cui lascio la parola. Eccoci qua. Grazie. Allora, intanto io sono appena arrivato, sono entrato e scusate, io sono... Wow! Accidicchia, si dice così? Accidentaccio. È Newcastle. Ragazzi. No, è casa mia, è diverso. Casa mia. Allora, decimo giorno, siamo quasi al buono. Io sono Fabio Mendolicchio, arrivo da Torino. Ho fatto fino adesso 3.470 km. Sono partito da Torino, punta estrema raggiunta a Catanzaro, 10 giorni, è il terzo Giro d'Italia che faccio. Ma io farei un applauso. Il primo Giro d'Italia è venuto fuori nel 2021, post pandemia. Dopo quella terribile chiusura che ci ha visto tutti quanti coinvolti, sentivo l'esigenza di dover fare qualcosa per riallacciare i rapporti con librai, scrittori, giornalisti e quant'altro del mondo dei lettori soprattutto. E quindi mi sono inventato in realtà ciò che sostanzialmente facevo già da diverso tempo, ovvero io in questo caso lo tiro fuori subito, che è una constatazione che ci ho pensato viaggiando, perché nelle prime tappe un ragazzo mi ha fatto una domanda, mi ha detto: ma tu quando viaggi così cosa pensi? Sembra una domanda sciocca. In realtà da quella domanda è venuta fuori una constatazione a cui io non avevo mai pensato. In realtà quando si viaggia da soli, in solitaria, in moto soprattutto, perché la musica non c'è nessun altro, nessuna interferenza, sei tu, il rumore del viaggio, ovviamente l'attenzione, e sei tu con i tuoi pensieri e viaggi. E ho maturato questa cosa a cui non avevo mai pensato. Anche lì ci sarebbe da riflettere anche su questo. Comunque, io quando avevo 10-14 anni sognavo la Vespa, non so per quale motivo, probabilmente era nei miei desideri, avevo visto una pubblicità di una Vespa.
qualcosa che mi aveva catturato. I miei amici avevano tutti il motorino, purtroppo mio padre non se lo poteva permettere, non se lo potevano permettere, mi regalarono un Califone 4 marce usato per avere le due ruote per andare insieme agli altri. Allo stesso tempo desideravo tanto viaggiare. Stesso motivo, i miei non se lo potevano permettere, bella grazia già riuscire ad andare al mare, con situazioni di... E a distanza di 40 anni, incredibilmente, ma giuro, ci ho pensato nei primi giorni di questo tour, è bestiale, ma questi due sogni, questi due desideri si sono saldati. E ci arrivo al terzo anno che faccio il tour. Primo anno, l'ho già detto, pandemia, quindi ritornare ad abbracciare le persone. Secondo anno è stato un bis. Terzo anno c'era un'esigenza da tirar fuori. Con la casa editrice, con i miei soci, casa editrice Miraggio Edizioni di Torino, da diversi anni si ragionava se aprire o no una libreria. Molte case editrici hanno anche la libreria che aiuta un po', o comunque, visto che uno fa già un lavoro editoriale e deve stare sul computer, piuttosto di avere un ufficio o di lavorare da casa, uno utilizza la libreria, come alcuni colleghi fanno di altre case editrici. Però a Torino librerie ce ne sono tante, ce ne sono di bellissime, e aprire ulteriormente un'altra libreria non aveva senso. E quindi si è ragionato, ho ragionato su l'idea di convertire, far evolvere un progetto che nei due anni passati aveva una connotazione diversa, a farla diventare libreria. E quindi questo sostanzialmente è il vero centro di quello che sto facendo ora. Io in realtà ora ho trasformato la Vespa in una libreria e in un festival. Siamo abituati che i festival avvengono in un luogo preciso, in una città, dove convergono invitati diversi scrittori provenienti da diversi luoghi d'Italia. In questo caso è tutto completamente ribaltato, il luogo è in movimento. La Vespa porta con sé i loro figlioletti di carta e va a toccare, ad abbracciare, incontrare gli scrittori tappa per tappa. Quest'anno questa edizione qui è composta da 12 tappe, 12 giorni, viaggio più o meno in media 300-350 km al giorno, in media c'è stata la tappa Matelica-Bari che era di 500 km e la tappa da Catanzaro a Caserta di 400 con 4 temporali di mezzo. Però lo dico col sorriso sulla faccia, perché da una parte c'è la fatica, dall'altra parte fatica, un po' di pazzia, dall'altra c'è poi tutti i risvolti che magari adesso poi affronteremo strada facendo anche nella presentazione. E quindi ho messo insieme 12 buoni scrittori, perché io ritengo che in Italia, do ancora due numeri, così ti introduco in questo modo, in Italia voi dovete sapere che nel 2022 sono stati pubblicati 76.500 titoli nuovi nel mercato, così avviene più o meno tutti gli anni, che è diviso 365 giorni fa 210 libri al giorno. Mentre noi siamo qua e sto parlando, ieri sono usciti 200 libri, oggi ne sono usciti 200, domani ne usciranno 200. E in tre giorni siamo belli che schiacciati dal punto di vista commerciale. E allora, cosa fa? E tra l'altro cosa fa questa cosa qui?
questa dinamica ha accorciato ulteriormente la vita dei libri, che è passata da 40-45 giorni a 30 giorni. Dopo 30 giorni un buon libro è da buttare via. Il mercato funziona così, questo non lo sa nessuno. Ma te sai, scusami se ti interrompo, una delle mie strategie per evitare questo per i miei libri è che io vado a fare firma copie, ho un rapporto personale con i librai e poi quello che dico che me ne va, mi raccomando non mi rendete, no? Perché la resa famosa del libro, come dice lui, dopo 40 giorni, 30 giorni, a volte anche di meno, il libro viene restituito ed è la morte di quel libro, in qualche modo la morte anche di quello scrittore. Purtroppo scusa se tanti no, 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 ma figurati, in realtà è un incontro di interazione. E ritengo che quindi il tour di per sé è un giro promozionale, cioè io raccolgo 25 buoni scrittori che i lettori conoscono, non conoscono, ce ne sono di più famosi, meno famosi. L'altro giorno ero a Roma con la Lipperini, a Faenza ho incontrato Cristiano Cavina, a Firenze Tommaso Lira e Paolo Ciampi, a Bari Cristina Venneri, scrittrice strepitosa, e qui ho il piacere, la conosco, ci conosciamo da diverso tempo perché poi frequentiamo le fiere, ci frequentiamo nei circuiti editoriali, Roberta Lepri, e ti ringrazio di aver accettato e di essere qua. Io ti ho conosciuto tanti anni fa perché hai pubblicato un libro di viaggio di un mio amico, Alessandro Bossini, e io rimasi folgorata perché dissi, madonna, ma è bello questo libro. Il contenuto era un ottimo contenuto, ovviamente, era un libro di viaggio, di questo viaggio attraverso, in bicicletta. E mi colpì proprio però anche proprio la materia, la copertina, e dissi, ma che bei libri che fa questo editore, quindi figurati da quanto tempo ti conosco io. Pensa che è stato tanto. Il primo libro. Ecco, vedi, ti conosco esordio sarà del libro 2010, con tre libri, e uno di questi era Cuore a pedali. Sì, Cuore a pedali. Quindi un po', poi noi abbiamo in comune anche la passione per il cibo, oltre che per i libri, oltre che per l'editoria, per cui uno degli ultimi scambi che ci sono stati tra noi è stato di cioccolata, perché lui, io ho assaggiato la sua cioccolata meravigliosa, perché Fabio è anche un maître, come si dice? Cuoco, però insomma, con la sua specialità, cioccolata. Io ho fatto dei cioccolatini un po' particolari, col temmasha, quindi ecco, cioccolato bianco, e qui ci siamo scambiati, il rapporto va oltre, c'è stato il baratto, e quindi il rapporto va oltre anche, insomma, unisce. Sì, io sono arrivato all'editoria per uno scherzo del destino, anche lì ci sarebbe da aprire questo vaso e tirarne fuori, perché faccio il cuoco da 30 anni. Ma avevo anche lì un po' di follia, ritengo che i cuochi, in questo caso un cuoco debba nutrirsi e arricchire e specializzarsi non facendo corsi di cucina, quando questi li ha già fatti a partire dalla scuola alberghiera e ha lavorato già da 20 anni nella scuola, ma si debba attingere dalle arti in genere. E quindi i miei corsi di formazione attuali sono musei, mostre, concerti, arte. E cosa è successo? È successo che feci un corso di grafica creativa con l'intento di applicarla in cucina, e invece mi ha portato da un'altra parte, perché avevo due amici che lavoravano come editor, e quel pazzo 2009 è successo il patatrac, che comunque rifarei, certo. Assolutamente. Vabbè, si tratta sicuramente di seguire, cioè se la vita ti dà
un impulso, se ti metti da un segnale, secondo me era il caso di dare retta, no? Quindi di fidarsi un po' di quello che la vita ci propone. Assolutamente sì. E la vita mi ha proposto oggi poi questo, che è un posto bellissimo, quando Cristiano ne parlò. Dillo un'altra volta. Un posto bellissimo. Un posto magnifico. No, effettivamente ho scongiurato la pioggia, perché oggi non è poco. Oggi ne ho già presa, vicino a Val d'Arno, 10 minuti di temporale, ma entriamo piano, dentro il romanzo e dentro la vita della scrittrice. Oh, mamma mia. Allora, devo essere, cioè, sarò breve, dici. Allora, questo è il mio 10° romanzo, quest'anno è il mio 20° anno di pubblicazione, il primo romanzo è uscito nel 2003, con una piccola casa editrice milanese, Ex Cogita, che è di proprietà della figlia di Luciano Bianciardi. Spesso capita agli scrittori di non avere un buon rapporto con gli editori. E io non sono da meno, nel senso che mi è capitato di pubblicare il mio primo libro, poi non essere in accordo con l'editore e di dire basta. Cioè, continuerò a scrivere, ma non pubblicherò più, perché non mi piace il mondo dell'editoria. Però poi nel frattempo avevo inviato il mio romanzo a un premio letterario e ho vinto il premio letterario, che era il premio Scimitile dell'inedito, e mi pubblicò l'editore Guida a Napoli, un editore storico, l'editore che ha pubblicato per primo Henry De Luca, l'editore nella sua Sedetta Rossa ospitato da Natalia Ginzburg, cioè quindi un bel editore. Fatti due libri con lui, anche lì non c'era feeling. Sì, perché, cioè, dov'è il nodo? Che un giorno ti dici, scusatemi, ma quanti libri ho venduto? Cioè, esiste per contratto, dovrei essere pagato. Esiste questa possibilità? E ti chiudono le porte, cioè non ti rispondono più nemmeno al telefono. Con i piccolissimi editori capita questo. Poi via via che vai avanti capisci che tutto questo purtroppo, cioè, fa parte di un certo tipo di meccanismo, ma non ti dai pace perché dici ma perché? Cioè alla fine io lavoro in modo serio, vado, faccio presentazioni, mi propongo, mi... quindi perché poi alla fine tu mi dai... Cosa succede? Non lo so. Qual è il meccanismo? Però io che sono tendenzialmente una persona abbastanza facile da ferire, mi chiudo, no, e quindi chiusura. Però cosa era successo? E poi nel frattempo continuavo a mandare magari racconti a premi letterari, eccetera, e li vincevo tutti. E un giorno ho vinto un premio letterario che si chiama MOAC, che viene organizzato dall'azienda di caffè MOAC, che per tanti anni è stata anche nei Feltrinelli, la premiazione a Modica, ambiente da Gattopardo, arrivai lì e dici ma dove vanno portate queste donne coperte d'oro, una roba barocca, e lì vinsi il premio. Presidente di giuria Massimo Nofri, quindi un grande critico letterario, che dopo il premio però mi vedeva anche abbastanza abbacchiata e quindi mi chiese, ma figlia cara, ti porti a casa un bel po' di soldini, com'è che non sei contenta? E te gli dissi, perché io continuo a vincere premi, però non trovo un editore. E lì si dice, il romanzo pronto, va bene, portata da Vagliano. E Vagliano ha fatto 3 libri. E anche lì, però, dopo 3 libri, in cui ti aspetti comunque un po' di più, perché lo vedi che i libri vanno bene, però l'editore, no, sei comunque invisibile, nonostante tutto quello che ci metti, non sei comunque visibile. E quindi si ritorna indietro e di nuovo ti chiudi. Poi un giorno, dopo 6-7 romanzi, insomma, ho incontrato Marcello Baravini. Prima ne parlavo con qualcuno, Marcello Baravini, storico editore di stampa alternativa, pazzo, anarchico, sognatore, e lui mi fa, questo libro io non te lo pago, e dico, vabbè, ma almeno lo dice. Cioè, no, ti farò una casa di cristallo. A me già questa immagine, no, mi conquistò. E mi disse, io ti do
X copie che tu ti puoi vendere come vuoi. Abbiamo un patto, il tuo libro deve rimanere online, scaricabile gratuitamente, perché anche i poveri devono poter leggere. E già anche questo. Benissimo, mi piace tantissimo. Quindi, facciamo questo romanzo che si intitola Ci scusiamo per il disagio. Se volete andate, scrivete Strade Bianche, stampa alternativa, Roberta Levi, Ci scusiamo per il disagio, ve lo scaricate in PDF e ve lo leggete. Ha avuto 6.000 rotti lettori. E questa cosa così diversa, quindi senza aspettative, però con tanto amore e tanta, come dire, accordo fra di noi, è andata. E poi io ho continuato a scrivere, e continuavo a scrivere i miei romanzi, i miei racconti, a vincere i miei premi, eccetera. Poi un giorno io ero lettrice Voland, apro una piccola parentesi, è una casa editrice, Daniela Di Sora è la sua editrice, traduttrice, ha lavorato per tantissimi anni, una slavista, ha lavorato all'Università di Sofia, ha lavorato a Mosca, ha lavorato, poi è tornata in Italia, ha insegnato lingue slave a Pisa, a Roma, e poi un giorno che non trovava una traduzione, credo fosse Bulgakov, che le piaceva, ha tradotto lei e ha detto ora mi apro la mia casa editrice, questo libro che non trovo spazio come vorrei, lo pubblico io, e da lì è iniziata la sua sfida. E io leggevo già i suoi libri, ero una lettrice di Amelino Tomb, e in particolare avevo incontrato questo romanzo di Marina Stepnova, si intitola Le donne di Lazar. Vi invito a leggerlo perché è un romanzo straordinario, che si inserisce, aveva vinto dei premi prestigiosi in Russia, in Russia leggono, ma leggono a dei livelli veramente grandissimi. E io avevo letto questo romanzo e poi avevo saputo che veniva nella mia città, Grosseto, l'autrice a presentarlo. Per cui io, adorante, sono andata in libreria per conoscerla e insomma, complimentarmi. All'uscita della libreria, parlando con un'amica, appunto, avevo fatto questa riflessione. Questo libro è meraviglioso, quanto vorrei un giorno anch'io essere in grado di scrivere così. E dietro avevo l'editrice, che io non conoscevo. L'editrice mi ha fermato, mi ha detto, scusi un po', ma che lunga va. Ce n'è chi è? E il marito mi ha detto, guarda, la signora è una scrittrice, il marito Alberto Le Caldano, è il grafico di Voland. E lui mi fa queste copertine bellissime, Gospolino, Crono Rifugio, no? Fa delle copertine Voland con questi colori, ha questa grafica, questa pastosità, vabbè. E quindi diceva, guarda, la signora è una scrittrice, io l'ho letta perché aveva letto il romanzo di Baraghini, vedete la vita, strana e in certi casi benigna. E quindi lei ha letto il mio romanzo, questo romanzo, no, che doveva essere solo online, che nessuno doveva conoscere, che doveva avere un pubblico limitato, invece è arrivato all'editore giusto. E lei poi mi chiamò e mi disse, allora, il romanzo l'ho letto, quando ti capiterà di scrivere qualcosa che vada in questa direzione, cioè che abbia questo stile, questo stesso, insomma, piglio, mandamelo. Passa il tempo, passa un anno, due, e io l'ho scritto, quello che poi è diventato il primo romanzo Voland, è presente lì a Mison, e dissi, oh, proviamo. Però, cioè, nel senso, l'ho mandato e ho veramente dimenticato, perché non avrei mai creduto, non perché io potessi pensare a una menzogna da parte sua, ma perché lo so quanto i libri ricevono tutti i giorni e quante persone anche cercano di far leva, per cui io ero una persona di una piccola città di provincia che comunque sì, avevo negli anni dei miei lettori, però per dire, cioè, una cosa minima, no? Quindi loro sono bersagliati da giornalisti, no? Gli amici degli amici, poi mi ha chiamato, mi ha detto allora io vengo a Grosseto, parliamo del tuo romanzo. E io lì, ve lo giuro, nonostante fosse il mio nono romanzo, quindi ero abituata a tutta la trafila dell'editore, tutto,
però lì eravamo veramente a un livello che non avevo mai avrei pensato di raggiungere così. E poi una volta è uscito il primo romanzo, ho detto ma chissà se mi piacerà anche il secondo, perché questo fa Voland. Non è mai scontato. Cioè tu puoi aver pubblicato un loro romanzo che magari è andato bene, ma magari ha venduto anche tanto, che, ma se l'altro romanzo che gli proponi non piace, non ti pubblicano. Cioè, non esiste il tipo. E questo secondo me per un autore è una grandissima garanzia, perché intanto ti sprona a fare meglio e nel momento in cui ti accettano, però hai la garanzia di un buon libro. Quindi puoi veramente andare a testa alta, presentarlo ovunque, non avere paura, non avere quel timore, no? A dire Madonna, chissà. Allora, prima di inoltrarci in questo tuo romanzo, io volevo fare una domanda ad entrambi, data la premessa che ha fatto lui e quello, tutto quello che hai raccontato tu, no? Mm-hmm. Cosa ne pensate del Salone di Torino? Di quest'anno. Sarà di quest'anno. Allora, io l'ho vissuto, non mi sono seduto un secondo. C'è stata una valanga di gente, tantissima, complice anche la pioggia, perché comunque per forza se piove sono tutti obbligati a stare dentro, quindi la calca, però ce n'è. Anche la domenica che smise di piovere, comunque c'era un movimento notevole. Invece è stato un venerdì, sabato e domenica mai visto. Se la tua domanda va anche nella direzione di quello che è il gossip che è saltato fuori, al governo ci stanno provando a condizionare, infangare un successo comunque che è quello del Salone. Ricordiamo il Salone della Salvezza, quando AIE, Associazione Italiana Editori, tentò di portare via il Salone da Torino a Milano, con due flop per due anni pazzeschi, tant'è che, pensate un po', hanno preferito pagare la multa, la mora, perché il contratto a Milano che avevano fatto era triennale, hanno fatto due edizioni che non c'era nessuno, hanno bruciato milioni e milioni di euro, hanno preferito pagare la mora per mancata realizzazione della fiera piuttosto che farla, perché sennò gli sarebbe pesato molto di più in termini proprio economici. Ma perché le cose non si fanno così, non sono campate per aria, non è che tu prendi un salone e lo sposti da un'altra parte. C'è un popolo, un popolo del Salone che si dà appuntamento lì, e appunto io sono 20 anni che lo frequento, ed è quella gente, sempre, spesso, appunto quando hai il metodo di riferimento e quindi aspetti e vedi che ogni anno tornano i tuoi lettori che ti chiedono e vogliono le novità, che si fanno 3 ore di fila per ascoltare Murgia piuttosto che... perché è quello, cioè, è un luogo fatto di persone, quindi se cambi il luogo le persone non ci sono più. Non so, a me piacciono i posti più racconti, se lo devo dire tu. No, quest'anno è stato una follia. Perché già il giovedì, che normalmente è un giorno a margine in cui poco più si arriva, si prepara, non c'era modo di camminare. E il sabato io a un certo punto avevo anche un po' paura, perché ho detto il primo stolto che tira un petardo qua dentro si finisce, a me è successo in piazza Torino, e succede veramente una tragedia, bambini perduti, ma... Era un continuo chiamare, era un continuo, perché non... È vero, non era mai capitato, almeno non ricordo tutte queste chiamate di bambini persi
bambino, città da cupare. Per allontanarsi dai genitori. Allora, io leggo brevemente, così entriamo dentro questa storia, poi cedo a Cristina che è scomparsa. Guido si guarda intorno. La cucina è pulita in modo perfetto. I ragazzi lo hanno fatto infuriare e a fine turno li ha costretti a rimanere per lustrarla da cima a fondo, compresi gli spartifiamma che adesso brillano. 2 del mattino. Sono appena andati da tutti, anche il proprietario, e lui si stappa una bottiglia di Brunello. Ha un unico interesse nella vita, cucinare. Imparare qualcosa ogni giorno, sperimenta, migliora. Tutto il resto non lo appassiona. È come se del mondo che gli sta intorno gli arrivasse solo un'eco lontana e indistinta. Si versa il vino e lo gusta, chiudendo gli occhi. Il cibo è passeggero, entra dentro di noi, viene digerito, assimilato, poi esce lo scarto ed è solo sterco. Resta però il ricordo della sensazione che ci ha trasmesso, resta per sempre. Lui conserva nel cervello tutti i sapori che ha incontrato nella vita, riposti in lunghissimi scaffali che si aprono a comando. Sono ordinati per colore, stagione, luogo, ricordo, per formula chimica, proprietà, suggestione e possono entrare in combinazione. Il cioccolato fondente con il formaggio di capra, i frutti di mare con l'agnello. Questo nessuno gliel'ha insegnato, ne era consapevole ancora prima di frequentare la scuola alberghiera ed imparare a memoria la grammatica dei sapori. Lo ha sempre saputo. E basta. Dove siamo? Siamo la storia che poi tornerà indietro, si è già sviluppata. Guido è un giovane chef, un chef poco più che quarantenne, finalmente ha una sua cucina, finalmente ha una sua brigata, si è affermato e ha passato tutta una serie di peripezie perché dopo la scuola alberghiera è stato sfruttato, è stato mal pagato, è stato maltrattato e se n'è andato dall'Italia, come spesso capita, a Londra in un ristorante stellato dove dopo un bel po' di gavetta si sono resi conto di quanto era bravo. Lui in particolare è uno specialista della pasta fresca. Quindi, pasta fresca, pasta ripiena, tagliatelle. Qui lo vediamo dopo uno dei suoi ennesimi scatti di ira. Questo è un libro che parla molto di rabbia. Parla di tante cose. Il pretesto, come spesso, no, accade. Tant'è che all'inizio, quando è uscito, molti mi dicono no, è un libro di cucina, ma ci sono le ricette. No, è soprattutto un libro sulla rabbia, anzitutto, che è qualcosa che qui dentro si trasmette con un salto di generazione. Rabbioso era il nonno, rabbioso è il nipote che è convinto appunto di avere il DNA chef, quindi di essere guidato in quella che in realtà è un'ossessione per la cucina, dal DNA. Questo nonno, noi nella parte storica del romanzo troviamo alle Isole Tremiti, cuoco fiorentino, anarchico, comunista, portato in confino in Puglia alle Tremiti, dove si trova a combattere una sua guerra personale contro la fame, soprattutto contro la fame. Le Isole Tremiti, guerra, completamente tagliate fuori dai rifornimenti, eravamo in guerra anche contro la Grecia, per cui il mare era minato. E spesso e volentieri non arrivava i traghetti, non arrivava la farina, non arrivava. E questo nonno là si industria, cavallette, chiocciole, quello che potevano, quello che riuscivano a trovare. Quindi, però, anche la rabbia è qualcosa che con un salto di generazione, perché poi vedremo che sono
tre generazioni di uomini, appunto il nonno Giovanni, poi il figlio Bruno che diventa operaio all'Ilva, se ne va dalle Trenti, va a Taranto, e poi di nuovo il nipote. Nonno e nipote con questa benzina che li manda avanti, la rabbia. È un carburante che negli uomini che io ho conosciuto, quelli più vicino a me, funziona molto bene. E quindi l'ho proposto in questo libro perché è qualcosa. E qui guido appunto all'ennesimo scatto di rabbia. E qui io è qualcosa che avevo già usato nei miei libri. Come cambiano le persone al cambiare dei luoghi. Io ho scritto un libro che si intitola Io ero l'Africa. E lì racconto una storia di mezzadri che da essere mezzadri diventano padroni, mezzadri in Umbria, padroni in Africa. Ed è anche qui Guido, che per tanti anni è stato maltrattato, brutalizzato, quando era sottoposto, ora che comanda, fa la stessa cosa, no? È qualcosa che purtroppo accade di frequente. Non vorremmo, ma accade. E quindi ecco, noi lo troviamo qui dove si è arrabbiato, non si ricorda neanche bene perché si è arrabbiato, gli hanno rimandato indietro un piatto, l'ha spaccato nel lavello, e poi non contento, ha tenuto tutti lì oltre l'orario di chiusura e l'ha fatto pulire tutto. Quindi quando finalmente ha dato sfogo alla sua rabbia, tutto è pulito, tutto è perfetto, tutto è lindo, lui, i ragazzi se ne sono andati, apre una bottiglia di vino e lì comincia il flusso dei ricordi, insomma torna indietro con la memoria, e questo è l'incipit. Quanto tempo hai impiegato a scriverlo? Ma soprattutto tu ritorni su quello che scrivi, rileggi, quanto rileggi, quanto riscrivi? A proposito di monomaniac, che è la parola successiva all'ultima che ha letto Chiara, sì, io ho questo sistema che è tremendo perché è veramente faticoso, però io di solito, prima di continuare a scrivere, rileggo tutto quello che ho scritto fino a quel momento. E spesso, quindi, quando trovo qualcosa che non va, mi ci fermo finché non l'ho risolto. E quindi vado avanti. E ho scoperto, non voglio fare, cioè nel senso, però Hemingway faceva la stessa cosa, sia con i racconti che con i suoi romanzi. Quindi ogni volta io riapro il file del romanzo, io comincio, poi vado avanti. Leggo molto velocemente, va detto questo, io sono una di quelle persone che, tant'è che quando vado nei musei con mia sorella e ci fermiamo davanti magari ai pannelli e dopo un minuto io me ne vado e mi fa ma scusa, ma cioè io sono al terzo libro e te dove sei? Quindi ho sempre avuto una lettura molto veloce, questo mi è stato utile perché io ho studiato e lavorato insieme, quindi io ho studiato di notte e se non avessi avuto questo mio modo di fare, di leggere, non avrei mai potuto fare quello. Per cui quando mi metto lì, sì, quanto ci ho messo a scriverlo non lo so, c'è un'immagine che a me piace tanto, intanto la pubblico ed è un cranio, quello per me è il cranio dello scrittore, dentro c'è un bambino fatto di parole. Quindi un romanzo, secondo me, è dentro ben oltre il ricordo dello scrittore. Io adesso, per esempio, sto scrivendo un nuovo romanzo ed è tantissimo, io questa cosa ce l'ho dentro. E mi sono accorta, ho raccolto materiale per anni, libri, articoli, e poi dicevo sì, ma io questa cosa la voglio fare, la voglio fare. Ho trovato un libro che ho comprato, l'ho comprato in un luogo perché era stato stampato a cura di questa organizzazione operaia ed è del 2008, dal 2008 io ce l'ho, e adesso sto scrivendo questa storia qui che riguarda questo libro. Per cui poi dopo chiaro arrivi alla stretta finale, lo finisci, lo mandi in casa editrice, poi comincia tutta la trafila, dopo l'hai letto 500 volte si comincia con la collezione di bozze e diventano 600, e poi va all'editor e diventano 700, e poi alla fine mi prego, levate un ritorno. Non posso più, nonostante sia un romanzo breve, per cui uno dice ma come, ah, un libro così piccolo, quanto ci avrai messo male? Un'altra lettura.
cibo sull'isola era pochissimo. Avevano finito le cavallette, le chiocciole, perfino le lumachine di mare, perlomeno quelle che riuscivano a trovare vicino alla riva. Quasi nessuno di loro sapeva nuotare bene e non avevano il coraggio di spingersi troppo lontano. L'arrivo del nuovo prigioniero avrebbe perfino peggiorato le cose, ne era certa. Trattandosi di un ufficiale, doveva essere sfamato con le scorte dei carabinieri, ma con ogni probabilità anche quelle erano ormai al limite. I militari si facevano ogni giorno più magri. In 3 mesi Vittorio aveva dovuto stringere i pantaloni delle divise 2 volte e il calzolaio aveva fatto un buco nuovo alla cintura di ognuno. La farina che aveva messo da parte su ordine di Giovanni era dimezzata. A forza di piccole pagnotte che non duravano nulla, anche solo a mangiarne una fetta al giorno, cuoceva il pane in una pentola di coccio sul focolare, come le aveva insegnato lui, e agli altri sarti, almeno un assaggio, doveva concederlo. Se Giovanni avesse saputo che una parte andava a Vittorio, chissà che scenate avrebbe fatto. O forse lo immaginava e stava al gioco tacendo, per non creare malumori ed evitare che gli altri prigionieri venissero a conoscenza di quella scorta di cibo. Per tutti, comunque, non poteva bastare, e questo costituiva per Beatrice un ulteriore motivo di sofferenza da confidare ai fogli bianchi. Le suore l'avevano abituata a dividere con gli altri il pane, e non era così che si comportavano i veri comunisti. Ogni sera scriveva questi e altri dubbi dolorosi sul quaderno che Vittorio aveva preso per lei in caserma. Preferiva non sapere come fosse riuscito ad averlo. Sull'isola i mesi trascorrevano tutti uguali, scanditi soltanto dalla fame che le persone provavano, a volte più forte, a volte meno, ma comunque sempre presente nei discorsi, sulle tavole vuote e in fondo allo stomaco di ognuno di loro. L'inedia però non si manifestava sempre allo stesso modo. C'era quella di quando si svegliavano con la bocca amara delle verdure e della cipolla della sera avanti, e quella di prima del pasto, quasi quieta, come se lo stomaco avesse preso l'abitudine a stare vuoto e si fosse messo a cuccia. Ma la più terribile arrivava dopo aver mangiato, perché si rendevano conto che non era servito a niente, stavano peggio di prima. Sembrava a tutti di avere in corpo un cane rabbioso che a bocca aperta chiedeva cibo, ne reclamava ancora e ancora, un neonato furibondo che per la mancanza di latte urlava di stare morendo di fame. Ognuno di loro cercava un sistema per combatterla. Guarda, su questo pezzo che hai letto c'è una constatazione che ho fatto di questo tour. Allora, ci sono 2 momenti, giuro, da oggi ce ne saranno 3. Sì. Tra l'altro c'è un'acustica sì. Bellissima. Lo so. Ci avevate pensato voi. Avevate realizzato che si sente bene, non ci sono riverberi, non c'è. Fanno anche concerti. Certo. E durante il tour ho vissuto 2 momenti meravigliosi, ma molto diversi. Secondo giorno, presentazione con Filippo Tuena agli Amigoni. Molto rifugio. Speriamo che non crolli la verana. Secondo giorno di tour, presentazione con Filippo Tuena, libro meraviglioso, in cerca di panna. Candidato no, è entrata la centina Campiello. E andiamo a mangiare e lui, mentre mangiavamo, dice: ma non è che del Campiello, che mi frega, quanto io per me 1200 coppie come sempre, non faccio altro, non mi interessa, ma non voglio neanche vincere. E tutti gli facevano i complimenti, no? Di un'umiltà sconcertante, che è cosa rara, soprattutto in
questo mondo editoriale. E poiché l'indomani mattina io dovevo essere alle 11 del mattino ad Asolo, in Veneto, ho detto che prendo una camera per dormire un po' più verso Mantova, così recupero qualche chilometro e ho un pezzo in meno, e ho trovato una camera al centro del parco dell'Olio. Alle 11 di sera sono partito da Parma dopo la cena e ho viaggiato da solo nel buio in mezzo al bosco con un profumo che arrivava dal terreno che non è mai capitato da nessuna parte, proprio un odore selvatico ma fortissimo, tipo quando piove, no? Esce il calore, il sole e i vapori, ma una cosa pazzesca, cioè ero veramente all'apice della felicità. Ridevo da solo, come un cretino, mentre viaggiavo. Dormito bene, proprio un momento bellissimo. E lì ho capito che in realtà le narrazioni assumono un significato quando viene associato l'odore. Cioè l'olfatto ha un'importanza enorme quando si legge, quando si ascolta, no? Perché si attivano i ricordi e ti vengono in mente gli odori, la cipolla, e quindi è diverso ascoltare una lettura o un racconto. E stessa cosa dall'altra parte, mi è capitato di presentare Cristiano Cavina a Faenza. A Faenza lo sappiamo tutti, la tragedia che è capitata. Ma la tragedia, quanto è tragedia se ci si limita solo a guardare le foto o i video, oppure c'è anche l'elemento dell'olfatto? Cristiano Cavina ha questa capacità enorme, gigantesca, di farti sentire l'odore. E durante la presentazione lui raccontava che in realtà i fiumi hanno orecchio, perché diceva, voi non avete idea, un metro cubo d'acqua pesa una tonnellata. I fiumi era come se arrivassero tonnellate, come se fossero arrivati 6, 7, 8 freccia rossa in continuazione che battono contro i margini. I fiumi erano fatti bene, il problema è che è arrivata tanta di quell'acqua che non era mai capitato. Cioè in Germania per molto meno sono morte 180 persone, a Faenza solo 18 che non hanno voluto sfollare. Ci rendiamo conto? E allora io il giorno dopo, domani mattina, ho detto voglio fare colazione a Faenza e voglio andare a sentire gli odori. Ed è effettivamente gli odori sono qualcosa di tragico, perché allo stesso modo poi quella materia per cui uno scrittore anche cerca di trasformare la scrittura in qualcosa che è capace di evocare anche gli odori. E camminare per Faenza vedendo quello che c'era e sentendo proprio l'odore del fango mescolato all'odore della fogna, mescolato all'odore del gasolio bruciato, dei mezzi che vanno avanti e indietro, in una città militarizzata perché non ti fanno andare da nessuna parte, e lì hai il polso di quello. È vero quello che dici, io per me tu parlavi e mi veniva in mente che
sentirmi c'è stata la riunione a Firenze. E tu a secolo fatto. Avete finito di evocare disastri. Nel senso, c'è qualcosa di bello. Lui passa e va, va bene. E mi ricordo che mio padre mi portò appena l'anno cominciò a ritirarsi, perché noi vivevamo in una zona che non venne toccata dall'acqua, una sorta di isola intorno, intorno c'era l'acqua, e il quartiere dove stavo io è una specie di isola circondata dall'acqua. Quando l'acqua cominciò a defluire, mio padre mi portò in dove si poteva arrivare, poi siamo più pratici, tutto verso la fortezza, per capirsi, no? Dove comincia gli stivali, naturalmente ce la fanno. Quando quando c'era questo odore di nafta fortissimo, che dava proprio la dimensione della tragicità della situazione. Altra cosa, però gli odori evocano anche qualcosa di molto bello, di molto poetico. Perché sempre parlando da questo luogo qui, per esempio, io mi ricordo che quando ero bambina venivo a trovare la mia nonna a fine settimana e rimanevo un po', oppure rimanevo durante le vacanze. La domenica c'era la messa, si doveva andare alla messa per forza, va bene? E quindi insieme a mio cugino, che era un pochino più piccolo di me, noi sapevamo che alla fine della messa delle 11, no, la nonna avrebbe preparato, tappati le orecchie che sei vegetariana e tutti vegetariani della situazione, il coniglio in umido. Ma se io sono vegetariana, sai quanti ne hai mangiati? Alla nonna, mentre la nonna gli dava il colpo in testa. È la mia infanzia. Quindi devo dirti anche questo, ma qui si aprirebbe un altro ragionamento, che i conigli erano del mio nonno e servivano per mangiare, certo. Non erano, come dire, una cosa di tipo consumistico, no? Cioè era proprio una cosa che faceva parte dell'economia familiare. Ma non era questo che volevo dire. Sempre parlavo degli odori, ovvero ci scapicollavamo alla fine della messa per salire le scale che portavano la cucina della nonna, e su queste scale c'era questo odore del coniglio umido che per noi era festa. E questo odore è rimasto per tanti anni, e io, anche quando la mia nonna non c'era più, e io mi chiedevo, ma sono io che ce l'ho dentro o c'è veramente? No? Ora non c'è più. Quindi probabilmente qualcosa era stato assorbito dalle mura e che rievocava questa cosa dell'infanzia. Io direi che, se siete d'accordo, potrei leggervi una ricetta, che è la seguente. Tagliatelle con i ricci di mare. Occorrente per 4 persone. 500 grammi di tagliatelle all'uovo, fresche. 20 ricci di mare freschi, oppure 50 grammi di prodotto congelato o conservato. Olio extravergine di oliva QB. Sale QB. Un cucchiaino di zeste di limone bio. Procedimento. Impastate 3 uova. Quelli di gabbiano sono un privilegio riservato a pochi gourmet, mi confermi? Anche di gallina livornese andranno benissimo. E 300 grammi di farina 00. Quando l'impasto è elastico, giusto? Formate una palla e lasciatela riposare in frigorifero avvolta nella pellicola per almeno 6 ore. Poi stendete la sfoglia e preparate le tagliatelle. Aprite i ricci con le forbici, facendo molta attenzione a non pungerli e a non far cadere parti degli aculei dentro le polpe, che estrarrete con un cucchiaino. Per evitare residui e sabbia, filtrate con un colino l'acqua che si trova dentro agli animali,
e mettetela da parte. Frullate metà delle uova con l'olio d'oliva e l'acqua dei ricci, poi metteteli in una padella senza cuocere. Avete preso appunto, scolate le tagliatelle non troppo asciutte e passatele nel sugo a fuoco alto per pochi secondi in modo che risultino cremose. Aggiungete le restanti uova crude e le zeste di limone sul piatto di olio condensato. Gelate. Vorrei evitare che la gente andasse in mare a prendersi ricci, già che esistono delle regioni, Puglia e Sardegna, che hanno messo un limite al prelievo, proprio perché forse il nato venivano non prelevati per essere mandati in tutte le parti del mondo, quasi a rischio di estinzione la popolazione appunto vittima dei ricci in mare in quelle regioni. Quindi Puglia adesso 3 anni di fermo biologico in Sardegna 2. E poi, siccome nel libro è previsto appunto, è previsto già che i nuovi gabbiano, anche io eviterei che la gente facesse la corsa all'accaparramento. Insomma, mentre sì, ho scoperto strada facendo, perché scrivevo il romanzo, che in Inghilterra vengono usate, c'è cioè, questo ristorante stellato da questo modello, con polpa di granchio, tartufo, e viene appunto la base omelette fatta con le uova di gabbiano. Che in Inghilterra dei posti terribili, e addirittura c'è un editto regio, che anche lì ne regola il prelievo, proprio perché considerate il cibo dannoso, nel momento ci sono 3-4 settimane nell'anno in primavera in cui possono essere consumate, però questo portava veramente a un mezzo disastro ecologico. E quindi l'ho inserita dentro perché nel momento della fame l'uomo aguzza l'ingegno, per cui quello che adesso, anche questo è interessante secondo me, quello che adesso ci viene proposto come alta cucina, o comunque una cucina altamente proteica, appunto le cavallette, le chiocciole, in realtà non si inventa niente, nel momento della carestia, durante la guerra, venivano tranquillamente usate, in alcune zone più che in altre. Io ho imparato ad esempio a mangiare le lumache, in Maremma si mangiano tranquillamente, in Umbria la mia nonna inorridiva, ma cosa ti danno da mangiare? Quando vedeva che sapeva la tata, la signora che si occupava di me, mia sorella, perché lavorava, ci insegnava a mangiarle con grandissimo gusto e poi tutta la famiglia le mangiava, ma durante la guerra c'erano dei soldati che venivano nascosti dai miei nonni, in Umbria erano soldati toscani, quando si resero conto perché dove li nascondevano nel bosco era pieno di usci di lumache, la mia nonna e il suo poverino, pensa che cosa sono ridotti, portiamo il formaggio e il prosciutto perché questi no. Per mangiare le lumache se ne muoiono veramente di fame, invece loro le mangiavano perché a casa loro si usava così ed era una cosa buona. Quindi ecco, una parte di questo romanzo, una parte storica, parla di quello che ha anche detto prima, la fame. Alle 3 anni io ho trascorso la mia ultima vacanza prima del lockdown e questo è un libro nato e cresciuto in pandemia. Quindi io volevo parlare dei tempi. Mi sono resa conto che veramente un lavoro straordinario. Le testimonianze dei prigionieri politici dell'epoca, alcuni erano slavi, altri erano toscani, sono un luogo di una straordinaria ricchezza, anche storica. Mussolini hanno una vocazione a essere luogo di prigionia fin dalle origini. Augusto c'è rifiuta la nipote Giulia, accusata di essere ragazza dai costumi facili, non gradita alla corte imperiale, presa da Roma e buttata in confino alle Trenti, e da lì usate come luogo di confino sempre.
tutti quelli che le hanno avute sotto il governo, i Borboni, 1911 la guerra di Libia, quindi i prigionieri, che lì è una storia terribile, il governo Giolitti decide di fare questa campagna di Libia, vicino a Tripoli 500 bersaglieri in agguato vengono uccisi, invece si difendevano, parte la spedizione punitiva, portano via da Tripoli 1300 persone via nave, ne muoiono centinaia già in nave buttate in acqua, ne muoiono una volta arrivate alle Trepiti 400-500 di tifo. Tifo petecchiale che chiaramente esplode nell'ammassare le persone che mettiamo in un posto senza viveri. E quindi io quando sono andata là, andavo per vacanza, però ho studiato la loro storia. Mussolini prima ci porta con i sessuali, poi gli servono libere per i prigionieri politici, grazie all'omosessuale gli riscoprisce a casa. Quindi tutto questo è dentro questo libro. Quindi capite come il cibo c'entra, sì, è importante, però serve a raccontare qualcos'altro, un po' sulle esperienze umane delle persone che sono trovate in questo modo. Bene, se volete approfondire, avete l'attrice qui, che io vado a buttare il viso. Ecco, visto che l'argomento è un po'... No? Direi che potete, ci sono, c'è il libro di Roberta, noi adesso prepariamo qua per mangiare, sei d'accordo? D'accordissimo, anche perché a forza di parlare di cibo di mangiare, esatto, certo. Io lo comprerei il libro, sì. Io direi di sì, poi, considerata che il Natale è molto vicino. Io, ma scusa, volete mettere... ma ci andrete in spiaggia, non lo volete portare qualche libro anche sì, prima però, ancora del Natale, però regalare un buon libro con la firma e l'autore, ma bene, grazie Roberta, grazie. Se vi alzate noi cominciamo a preparare.